Danzica, la perla del Mar Baltico, è già da secoli uno snodo importante per il traffico di merci e persone. Il simbolo di Danzica, la crantoa, è l'emblema del collegamento ideale tra il trasporto terrestre e quello marittimo. La strada dell'Ambra, già dalla preistoria via del commercio di pietre preziose nell'area del Mediterraneo, trova nel corridoio ferroviario Adriatico-Baltico il suo equivalente moderno. Sulla strada che va da Danzica a Varsavia. Qui non inizia solo il corridoio 6, quello che conduce a Vienna e che dovrà arrivare fino a Bologna. Qui l'Europa Unita ha anche le sue nuove radici. In Polonia si stanno compiendo enormi sforzi per attuare i progetti prioritari 23 e 25 relativi alle reti ferroviarie e transnazionali. Da Varsavia si diramano i nuovi collegamenti verso i tre stati baltici e verso lo snodo ferroviario più importante della Polonia in direzione Katowice, per dividersi qui in due rami che attraversano Brunn nella Repubblica Ceca e Pressburg in Slovacchia, per ricongiungersi poi nuovamente a Vienna. La nuova stazione centrale di Vienna fa della capitale federale uno degli snodi più importanti del trasporto su rotaia transeuropeo. Vienna diventa il punto di partenza della nuova tratta del corridoio ferroviario Baltico-Adriatico, che viene ora finalmente completata. La galleria di base di Semmering, che sarà la risposta moderna alle arti ingegneristiche del cavaliere von Gega, conduce la tratta attraverso Graz al tunnel della Choralm, verso Klagenfurt e continua poi sulla Pontebbana nell'area dell'Alta Italia fino a Bologna. Un rapido viaggio nel passato per poter comprendere meglio le prospettive del futuro. Nelle vicinanze di Warmbad Villach si trova la Via Romana, una via di binari incastonata nella roccia che collega Roma all'area alpina dell'est. Il cosiddetto passaggio inclinato è stata una delle più importanti vie di collegamento già dal Medioevo. Quando all'inizio del XIX secolo si impose il principio della ferrovia, questo rappresentò una travolgente ondata di innovazione tecnologica che immediatamente si diffuse. Sulla strada di ferro procedeva una creatura nera come il carbone. Diventava sempre più grande e dalle sue fauci uscivano enormi nubi di vapore. Era una sorta di sbuffo che paralizzava la mente. Così descriveva nel 1900 Peter Ross Segger il suo primo incontro con una locomotiva a vapore. Oggi gli sbuffi che paralizzano la mente sono certamente da reinterpretare. I tratti ad alta velocità sono l'adeguata risposta del XXI secolo. Il gioco del calcio in treno è la massima della ÖBB non solo durante gli europei di calcio 2008. Nessuna partita nazionale o internazionale potrebbe infatti tenersi senza i treni speciali. Non esasperarti, viaggia in treno, pubblicizzavano le ferrovie di Stato austriache, e questa massima è ancora certamente valida. Niente più rilassante di un tranquillo viaggio in treno per gustarsi appieno una vacanza in Carinzia. L'asse di trasporto Baltico-Adriatico, circondato da meravigliose bellezze naturali, diventerà la calamita di attrazione turistica per l'intera Austria e l'Alto Adriatico. Si parte, caricare i vagoni e via verso sud. Il treno merci è il completamento ideale del trasporto via mare. La nuova versione del vecchio slogan recita ora: risparmia CO2 col treno, e questo vale soprattutto per il traffico di merci. In nessun altro modo si può limitare tanto l'emissione di gas che producono l'effetto serra come con lo spostamento del trasporto delle merci dalla strada ai binari. Per questo i politici si impegnano per la costruzione dell'asse Danzica-Bologna. Perché credo che attraverso il corridoio Baltico-Adriatico ovviamente abbiamo un'ottima opportunità per sviluppare economicamente i nostri territori. Ecco, anche per il Friuli Venezia Giulia questo è un progetto fondamentale, soprattutto il percorso per Klagenfurt e Vienna ci consente collegamenti ottimali per le merci ma anche per le persone. Ciò avrà un grande significato a livello economico e a livello occupazionale in Stiria. Molte generazioni dopo di noi potranno trarre adeguati benefici da questa rotta ferroviaria. Ciò che viene dall'acqua potrà poi in futuro anche essere trasportato su rotaia.
Per la mia regione, il Friuli Venezia Giulia, ma l'intero paese, l'intera Italia, il corridoio Adriatico-Baltico è importantissimo perché consentirà alla portualità dell'Adriatico, Venezia, Marghera, Capodistria, di avere uno sviluppo all'interno dell'Europa. Per sfruttare questa grande fortuna dobbiamo fare quello che facevano i veneziani nel corso dei secoli: commerci, strade, porti, vie, e quindi attrezzare questa zona fortunatissima e oggi ancora più fortunata dell'Europa. Accanto ai vantaggi a livello economico ed infrastrutturale, è importante guardare a quest'asse come ad un asse utile alla salvaguardia dell'ambiente e del clima. Pertanto, è importante per noi sostenere questo progetto presso l'Unione Europea e condurre con successo l'attività di lobbying per farlo inserire tra i progetti prioritari, poiché è sicuramente qualcosa di estremamente affascinante. Esso collega le economie dell'Europa dell'Est con quelle dell'Europa centrale, e pertanto dovrebbe proprio avere una priorità assoluta. Con i treni Intercity sarà possibile raggiungere Graz da Klagenfurt in un'ora, se nel 2016 la ferrovia della Coalm sarà praticabile. Il finanziamento della tratta è già assicurato da un contratto tra la Federazione, la Regione e la ÖBB. Via libera alla costruzione dei 32,8 km del tunnel della Coalm, che sarà, dopo il suo completamento, anche il tunnel più lungo dell'Austria. Le perforazioni esplorative hanno già raggiunto la lunghezza di 10 km e verranno usate per il tunnel principale. Il volume complessivo del finanziamento della tratta ferroviaria della Coalm ammonta a 4,2 miliardi di euro. Le regioni Carinzia e Stiria contribuiranno ciascuna con 140 milioni di euro. Il cuore dell'asse Adriatico-Baltico collegherà non solo in maniera ottimale i centri economici internazionali, ma migliorerà anche l'accessibilità alle regioni. Attraverso la stazione di scambio di Villach Sud passano giornalmente circa 2.500 vagoni. Sull'asse Baltico-Adriatico il trasporto di merci è importante almeno quanto il movimento dei passeggeri. Il centro di smistamento di Furnitz garantisce annualmente oltre 5 tonnellate di merci, ovvero più della metà dell'intero traffico merci su binari della Carinzia. Qualsiasi investimento fatto sulla ferrovia deve essere a lungo termine, poiché qui ci saranno ancora i treni merci quando le fonti di petrolio non zampilleranno più illimitatamente. Dalla costruzione della stazione di scambio di Villach Sud sono stati spediti da qui l'inimmaginabile numero di oltre 10 milioni di vagoni diretti in tutta Europa. La ferrovia cresce contestualmente. La ferrovia della Coalm, il progetto chiave dell'asse Baltico-Adriatico, servirà al collegamento delle regioni lungo il passaggio inclinato dell'Europa, una nuova interpretazione dell'antica strada del commercio. Il mezzo più ecologico in assoluto, la ferrovia, collegherà i porti del Mar Baltico con quelli del Mar Adriatico e offrirà ai nostri figli nuovi binari per il futuro dell'Europa.